non lo so come si chiama il governo. Buon pomeriggio, anzi, e benvenuti all'Activate Talk 2020. Il titolo è Giovani ed emergenza, resistere, reagire, raccontare. Io sono Andrea Iacomini, il portavoce dell'UNICEF Italia. Consentitemi veramente di ringraziare tutto il team dell'UNICEF Migranti, l'UNICEF, l'UNICEF Italia, che mi hanno dato la possibilità di presentare veramente questo incontro straordinario, dove parleremo di giovani italiani, migranti e rifugiati che raccontano l'utilizzo di soluzioni digitali che hanno in qualche modo alimentato delle risorse positive di resilienza durante quest'epoca di coronavirus. Gli Active Talks, per chi non lo sapesse, sono degli appuntamenti straordinari organizzati in format vero e proprio organizzato dall'UNICEF per raccogliere, amplificare quelle che sono le voci dei giovani italiani, migranti appunto e rifugiati e dare rilievo alle loro istanze. Abbiamo addirittura già avuto 4 edizioni di grandissimo successo nel 2019 ed oggi non potevamo iniziare il 2020 naturalmente parlando in questo primo nostro appuntamento con una riflessione sulla vita di questi ragazzi durante l'emergenza Covid-19 e soprattutto sul supporto e su come loro reagiscono con soluzioni straordinarie digitali a situazioni che naturalmente non sono sempre facili. E con me sono molto onorato veramente di co-condurre questo appuntamento con una persona speciale. C'è una canzone di De Gregori molto bella che si chiama, che fa, che in uno del ritornello dice: due buoni compagni di viaggio non dovrebbero lasciarsi mai, potranno scegliere in barchi diversi, saranno sempre due marinai. E con me c'è un ragazzo di 31 anni, Sayed, che di viaggi ne sa qualcosa. Naturalmente siamo due viaggiatori molto diversi. Lui ha un viaggio lungo da raccontare, una storia bellissima da raccontare, e io sono davvero, davvero onorato di averlo in co-conduzione con me. Lui, come vi dicevo, si chiama Sayed, è qui. E allora, ben trovato Sayed e benvenuto in co-conduzione. Ciao Andrea e buonasera a tutti e a tutti che ci vedono e ci ascoltano. Grazie. Senti Sayed, iniziamo subito e rompiamo il ghiaccio con un racconto un po' della tua storia. Io ho voluto parlare del tuo viaggio, mi piacerebbe insomma che tutte le persone che ci stanno guardando in questo momento ne fossero a conoscenza. Io sì, mi chiamo Sayed, sono un rifugiato afghano, vivo dal 2007 in Italia. Sono presidente di un'associazione dei rifugiati, la prima rete nazionale, composto esclusivamente dai diversi rifugiati in diverse città italiane, che si chiama Unire. La mia storia, diciamo, comincia quasi 20 anni fa, perché sono nato in Afghanistan, nel sud dell'Afghanistan, diciamo un paese che ormai da 40 anni sta in guerra, diciamo che vive la violenza e situazioni difficili. Avevo 10 anni quando mia madre mi ha affidato una persona per mandarmi via dall'Afghanistan senza farmi sapere nulla, perché altrimenti sarei andato a combattere a fianco dei talebani. In Pakistan ho vissuto 4 anni, successivamente sono andato in Iran, dove ho vissuto altri 3 anni e mezzo. Diciamo, in Iran, un paese diciamo molto difficile per i rifugiati afghani, infatti sono stato arrestato da parte della polizia iraniana per soggiorno illegale, rimpatriato in Afghanistan. Ho ripreso il viaggio per l'Iran, successivamente ho deciso di andare in Inghilterra perché avevo un amico, per cui sono andato prima in Turchia, diciamo attraversando sempre le montagne nelle mani dei trafficanti. E poi dalla Turchia ho dovuto prendere il barcone.
Diciamo in questo momento così difficile che siamo in quarantena, no? A volte magari io lo faccio un po' a paragonare con la mia esperienza che ho vissuto. Diciamo, questa situazione è molto meno grave rispetto a noi, perché per esempio quando io sono stato in Turchia e stavamo in un dormitorio e stavamo più di 80 persone in un appartamentino e avevamo paura di uscire, non potevamo uscire, c'era una persona di trafficante che portava per noi il cibo, per cui avevamo paura della polizia. E poi, diciamo, per quanto riguarda la situazione di igiene, è stata veramente una situazione, un mese e mezzo difficile, non siamo mai usciti dal dormitorio del trafficante. Per questo ci siamo messi nel barcone, 3 giorni di viaggio esclusivamente difficile per arrivare in Grecia. In Grecia sono stato molto contento che finalmente ero arrivato, diciamo, in un continente dove posso fare la richiesta di asilo, sentirmi al sicuro. Invece non ho potuto fare la richiesta di asilo, sono finito nelle campagne di agricoltura, per cui è sfruttato da parte dei datori di lavoro in diverse, insomma, paesini in Grecia. Alla fine, deluso da quella situazione, diciamo, continuato il mio viaggio. Sono andato a Patrasso, al porto ho fatto, diciamo, accordo con il trafficante e niente, tutti i giorni tentavamo di nasconderci sotto il tir, a bordo del tir. Finalmente un giorno ci sono riuscito a nascondermi vicino al motore, si è imbarcato nella nave, siamo arrivati a Brindisi. Arrivato a Brindisi pensavo che magari si sarebbe fermato nel porto, invece ha intrapreso il viaggio sull'autostrada. In Italia, diciamo, sono stato molto fortunato perché vicino al motore, mentre insomma ho rischiato la vita, alla fine ho rotto un condotto dell'olio, si è fermato il tir vicino a Benevento a Torre Cuso. Sono stato aiutato da un italiano che mi ha cambiato la vita. Lui è Carmine Calabrese, un pizzaiolo di Torre Cuso. Mi ha dato da mangiare. Sì, lo saluto. Il caro amico, siamo in contatto con lui. Beh, certo. Cioè la sua accoglienza mi ha fatto cambiare idea, ho detto rimango in Italia, perché lungo il mio percorso sicuramente ci saranno le persone come lui. Infatti è stato così, ho fatto la richiesta di asilo, poi successivamente ho imparato la lingua, poi la scuola superiore, anche l'università, infatti mi sono laureato proprio il dicembre 2019. E un'altra cosa che insomma in Italia mi è capitato, diciamo un sogno che si è realizzato, è stato quello di essere al servizio di altre persone, di essere di supporto per le persone che hanno esperienze molto simili alle mie. E questo è stato per me veramente molto soddisfacente. Infatti ho cominciato a lavorare nell'ambito di immigrazione con i richiedenti asilo e rifugiati. Attualmente lavoro con Missing Children Europe e sono il referente per le attività di outreach. Abbiamo sviluppato un'applicazione, diciamo adesso, sì esattamente, diciamo in questo momento che quanto è importante, no? Strumenti digitali per, diciamo, l'abbiamo capito il valore, perché siamo stati chiusi dentro la casa e per cui abbiamo dovuto in qualche modo trovare il riparo. Per cui noi abbiamo sviluppato questa applicazione, si chiama Menila App. Qual è l'obiettivo di questa applicazione? Quello di, in primo luogo, di dare informazioni legali ai minori stranieri non accompagnati in 8 paesi europei, diciamo in 5 lingue, in farsi, francese, inglese, arabo e tigrigna. I paesi in cui è attivo questa applicazione è Grecia, Bulgaria, Italia, Francia, Germania, Belgio, Svezia ed Inghilterra. Diciamo, al secondo luogo, l'obiettivo di questa app è perché è geolocalizzabile, per cui orientare i minori in viaggio ai servizi disponibili più vicini ai minori. Per cui se un minore accende, diciamo, la mappa, per cui vede tutti i servizi, per esempio per andare dove farsi la doccia, dove fare, diciamo, dove può mangiare, a chi rivolgersi per essere collocati in un centro per minori. Per cui, e successivamente, diciamo, proprio per quanto riguarda questa emergenza, abbiamo sviluppato anche, aggiunto la categoria di COVID-19, per cui è importante anche informare
Sì, i minori in questo momento, anche su questa emergenza, perché già stando in viaggio molto difficile sei spaesato, in più se non c'hai strumenti per informarti su un virus, no? Diciamo diventa ancora più complicato. Noi infatti per qui tutte le organizzazioni che sono interessate per rendere disponibili i loro servizi possono rivolgersi al Coordinatore Nazionale di Missing Children Europe in Italia, che è ARCI, per poter inserire i loro servizi anche, diciamo, a tutte le persone che lavorano nell'ambito di immigrazione, che hanno a che fare con i minori, possono promuovere e dare informazioni riguardo a Minilab. Noi abbiamo un sito che si chiama proprio minilab.com e anche un sito, diciamo, una pagina Facebook che è Minilab App, per cui per maggiore informazione si può rivolgere. Si può andare lì. Sì. Comunque, Sayed, a proposito di Minilla, mi ha molto colpito una tua frase che ho letto tra le varie informazioni che ho raccolto, visto che dovevi condurre con me su di te, e c'è una cosa molto bella. Tu hai detto: di recente tramite Minilla sono entrato in contatto con un minore in Turchia, leggo testualmente, che voleva arrivare in Europa e sono riuscito appunto ad aiutarlo con informazioni legali. Per me è stata una grande soddisfazione, perché questo minore, invece di rivolgersi ai trafficanti, si è rivolto a me. E quindi di conseguenza io sono potuto pensare alla sua sicurezza, dargli informazioni utili e soprattutto, e questa è un po' la cosa che mi ha più colpito, io non l'ho ingannato. Ecco, questo è, come dire, un piccolo regalo che volevo farti, che però in qualche modo ci racconta la tua storia e quello che stai facendo e veramente l'importanza di quest'app. Sayed, io direi che possiamo iniziare, no? Quindi Certo. da dove iniziamo e con chi iniziamo? Adesso sì, diciamo un'altra persona con una, diciamo, contributo molto importante che purtroppo, cioè, non può esserci con noi, però d'altra Anche parte per se fortuna, sì, esatto. diciamo in questo momento così difficile sta lavorando e non può esserci con noi, che lo salutiamo, diciamo Yankuba Fatih, 21 Yankuba. anni, sì, di Gambia, e lui parlerà della sua piattaforma, che lui è EU Ambassador di EU Report on the Move, e parlerà di questa piattaforma che è un altro, diciamo, modo per farsi sentire la propria voce, insomma, per i giovani migranti e richiedenti asilo rifugiati. Di Yankuba, una piattaforma che trasforma l'emergenza, quindi Sayed, vediamo il video. Andiamo a vedere il video, sì. EU Report on the Move è una piattaforma che dà la possibilità di far sentire la loro voce ai immigrati, giovani immigrati stranieri in Italia, che possono usare questa piattaforma per far sentire la loro voce, anche per nel tempi di emergenza e crisi. EU Report viene utilizzato dai giovani immigrati stranieri per far sentire la loro voce, anche per avere delle informazioni che hanno bisogno. EU Report è una piattaforma che ha 5.000 iscritti in Italia, ma si tratta di un progetto internazionale con oltre 10 milioni di iscritti nel mondo. È una piattaforma molto molto utile, anche se in Italia lo usiamo per i giovani immigrati per dare loro informazioni che hanno bisogno e nei tempi di crisi o per emergenza come questo COVID-19. Su EU Report abbiamo dei sondaggi, abbiamo anche delle attività che giovani immigrati e stranieri in Italia possono utilizzare. Abbiamo attività di lezioni di teatro, lezioni di chitarra, lezioni di dramma, di danza e musica. E questi sono molto, molto importanti per le persone, specialmente quelli che non sono italiani, sono giovani che sono abituati ad andare fuori, però non hanno la possibilità più di fare quelli che volevano fare per questa quarantena che abbiamo, che la quarantena di COVID-19.
Quindi U-Report è stata una piattaforma molto molto utile, io l'ho usato per la prima volta ho partecipato in un concorso dove ho vinto un premio e poi mi hanno dato la possibilità di essere un U-Ambassador e poi da quel giorno potevo far sentire la mia voce con tante attività. Ho scritto una storia per U-Report, ho fatto un video per dare informazione ai giovani immigrati stranieri sul tema dell'emergenza di Covid-19, che cosa è Covid-19, come l'infezione, come fa a trasferire a una persona, a un'altra persona, e come possiamo evitare questo contagio di Covid-19. Per me questa emergenza mi ha insegnato tanto, perché prima mi ha insegnato che abbiamo bisogno di l'un altro per poi superare qualsiasi problema che abbiamo. Questo contagio, ovviamente, questa pandemia è uno dei problemi che dobbiamo superare, però ovviamente possiamo superare solo insieme, quando siamo insieme. Io penso che questa pandemia di coronavirus ha insegnato a tante persone anche che il rapporto umano è molto, 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 molto importante. Io penso che il coronavirus e questa pandemia ha insegnato tanto alle persone. Prima ha insegnato che dobbiamo rispettare quelli che stanno sacrificando la loro vita per aiutare le persone in questo momento, persone che lavorano ai supermercati, infermieri e medici, e la polizia. E poi penso che anche più importante, ho insegnato che quando una cosa accade tante persone muoiono, il mondo deve ascoltare, okay? Perché nel mondo, per esempio, tante persone moriranno di fame, o tante persone moriranno di guerra, però nessuno dice niente, perché i politici non moriranno, perché i politici non preoccupano, perché per loro non hanno fame, hanno soldi, il loro paese non ha guerra, quindi non hanno un problema con questo, possono chiudere gli occhi e dire che va bene, va benissimo, questo riguarda solo Kenya, o questo riguarda solo China, per esempio, noi non dobbiamo fare niente. Però adesso abbiamo visto che questo è un problema mondiale, che tutti i paesi nel mondo hanno un problema adesso, perché abbiamo visto i politici, hanno il coronavirus, abbiamo visto le persone che hanno soldi, hanno coronavirus, quindi adesso è un problema. Però se guardiamo il coronavirus uscire solo 1% di tutte le persone che muoiono per fame in solo un paese in Africa. Quindi secondo me il coronavirus ha insegnato tanto alle persone, soprattutto le persone che vivono la loro vita in tranquillità prima di questa pandemia. Bene, insomma, grazie, grazie veramente. Syed, devo dire che Yankuba ci ha dato una serie di sollecitazioni molto, molto interessanti, Sì, infatti questo ci fa capire quanto è importante dare, cioè, lo spazio alla voce dei rifugiati, ai migranti, ai giovani, noi in generale, perché proprio U-Report serve proprio che loro, attraverso quella piattaforma, si vogliono far sentire. Per cui, infatti, se noi potessimo dare questa possibilità ai giovani, ci possono insegnare veramente tante cose, diciamo, molto importanti, cioè possiamo imparare molto dai giovani e dal loro messaggio.
Tra le altre cose, questa piattaforma è straordinaria, ha oltre 5.000 persone iscritte in Italia e milioni nel mondo, quindi veramente è un'operazione orizzontale importantissima e che fornisce veramente, io mi sono scritto anche una serie di sollecitazioni che leggerò alla fine, di parole chiave che diciamo fanno parte anche del racconto di Yankuba, che ricordiamolo, 21 anni, Syed veniva dal Gambia, giusto? Sì, lui viene dal Gambia. E ricordiamo che U-Report On The Move, il progetto di riferimento, onthemove.ureport.in. Sì, adesso, inoltre, sì, inoltre è anche una pagina Facebook, diciamo, esatto, di U-Report On The Move. È presente anche sui social, grazie sì. Syed. Allora, noi adesso tocca a me. Io invece presento un ragazzo prodigio, mi piace definirlo, anzi addirittura mi ero appuntato per lui, anzi lo prego di venire qui tra noi, Riccardo Pierannunzi, Riccardo, 23 anni, ciao Riccardo. Bella, ciao Riccardo. Io ti ho definito, mi piace definirti un social manager navigato, perché la navigazione e il social manager, perché? Perché hai iniziato prestissimo, a 13 anni eri già, come dire, spadroneggiavi su Facebook. Ci hai portato un video e ce lo guardiamo insieme. Poi torniamo da te. Lavoro per One Day, in particolare per Scuola Zoo, e ogni giorno, non so se la conoscete, ma Scuola Zoo è una community che intrattiene oltre 4 milioni di studenti in tutta Italia. La nostra mission è quella di ispirare le nuove generazioni, e in questo senso penso che in questo periodo ci abbiamo dato dentro particolarmente, perché come sappiamo stiamo vivendo in un periodo un po' difficile. Per la prima volta ci troviamo in questa situazione, ma noi abbiamo subito colto la palla al balzo e non abbiamo rifiutato i nostri doveri nei confronti degli studenti, cercando di tirargli su il morale anche in un momento no come questo. Il nostro aiuto nei loro confronti si declina in vari modi, banalmente dall'intrattenimento, quindi pubblicando contenuti divertenti ogni giorno che comunque tengono alto l'umore e tendono a non far pensare alla situazione che stiamo vivendo, informarli perché in tantissimi ci scrivono disperati, perché in un momento come questo l'incertezza è massima e quindi si trovano un po' in difficoltà per quanto riguarda l'orizzonte scuola, in particolare la maturità, il futuro e quello che viene dopo. Quindi cerchiamo ogni giorno di informarli con delle news sulla maturità sul nostro sito, che poi noi riprendiamo sui social e quindi le espandiamo al grande pubblico, permettendo loro di scambiarsi queste informazioni anche sui vari gruppi di classe. Inoltre, come ho detto, siamo molto concentrati sull'ispirarli, quindi sui nostri canali pubblichiamo tantissimi video di argomenti che tendenzialmente a scuola non si parla, come ad esempio l'educazione sessuale, tutto quello che consegue al mondo fuori dalla scuola, che però genera un sacco di curiosità nei ragazzi. Noi ci affidiamo a degli esperti che fanno insieme a noi dei video in cui ci spiegano queste cose e rispondono alle varie domande degli utenti, che sono tantissime. Domande che noi ascoltiamo ogni giorno, perché ogni giorno noi riceviamo tantissimi messaggi in direct, che sono i messaggi privati di Instagram, per intenderci, in cui i ragazzi ci chiedono tantissime cose, dai dubbi sulla scuola a come provarci con la persona che gli piace banalmente. Noi li ascoltiamo. In che modo li ascoltiamo? Attraverso la nostra community stessa, perché noi abbiamo oltre 300 rappresentanti di istituto sparsi in tutta Italia che sono con noi e che sono un po' il nostro megafono nelle scuole. Di questi 300 rappresentanti di istituto noi abbiamo selezionato un'elite che prende il nome di Heroes, in questo caso anche la maglietta, che si occupano di gestire la community. Noi abbiamo affidato loro la password e i nostri accessi della pagina Instagram, per intenderci, permettendo loro di dialogare con il target come con il linguaggio del target stesso. Quindi sono dei ragazzi che vanno a scuola,
vanno a scuola anche loro, e parlano con i loro coetanei. In che modo? Intrattenendoli, creando loro curiosità su vari argomenti e aiutandoli in questo senso. Ecco, noi in questo momento ci siamo trovati veramente in una situazione particolare. Basti pensare alle lezioni online che in questi giorni si sta parlando tantissimo, perché appunto hanno generato questa digitalizzazione della scuola, ha generato molti dibattiti, soprattutto ha evidenziato molte differenze tra nord e sud, ad esempio. Molti ragazzi attualmente non stanno facendo le lezioni online perché non possono fare lezioni online. Basti pensare a una famiglia numerosa che possiede solo un computer, come si fa a gestire il tempo nelle lezioni? E quindi noi cerchiamo di aiutarli anche in questo senso, parlando di argomenti scolastici con degli esperti, presi anch'essi dalla community. Quindi dal nostro mondo staff, dei rappresentanti di istituto, ci sono delle persone che si mettono davanti alla telecamera come degli youtuber e spiegano in modo divertente, ironico, argomenti di scuola che magari gli studenti in questo momento non riescono a studiare perché i loro prof non fanno le lezioni online. Ecco che in questo caso ci siamo noi che gli diamo questo supporto, ovviamente in modo ironico. E la community ha apprezzato tantissimo questi sforzi, siamo stati riempiti di commenti positivi che evidenziano questa necessità da parte degli studenti. Inoltre, il fatto che la scuola online abbia creato così tanto dibattito ci ha permesso di ascoltare ancora di più quelli che sono i bisogni del target. Ad esempio, secondo un sondaggio che abbiamo fatto su Instagram, la maggior parte dei ragazzi preferisce le lezioni frontali, quindi le lezioni normali in classe, alle lezioni online. Questo perché? Perché comunque si ha il contatto umano e i ragazzi hanno veramente tanto bisogno del contatto umano in questo senso, soprattutto in un momento come questo. E abbiamo attivato inoltre un podcast che si può trovare su Spotify, si chiama Noccioline, in cui parliamo di argomenti legati alla maturità, quindi storia, letteratura, eccetera, eccetera, in modo molto ironico, in modo tale che uno studente riesca ad assimilare le informazioni anche rimanendo a letto senza fare niente, ascoltando soltanto le cuffie. Ecco, questa situazione ha evidenziato tanti problemi nella nostra società, in particolare per quanto riguarda la scuola, ovviamente, perché dal punto di vista digitale l'Italia non si è dimostrata pronta a dover sostenere tutte queste lezioni online. La tecnologia, in questo senso, pur noi essendo nel 2020, la tecnologia si è rivelata quasi un nemico per molte scuole. E i ragazzi questa cosa l'hanno sentita parecchio. Ogni giorno ci scrivono circa 2.000-3.000 persone soltanto per questo argomento, e noi ogni volta cerchiamo di dare sempre di più una mano in questo senso ai ragazzi. Se dovessi dare un messaggio alle istituzioni, direi che questo è il momento giusto per fare un passo in più. Fare un passo in più e di non aver paura nel parlare di cose che sono molto legate alla quotidianità, che però normalmente non vengono mai affrontate. Banalmente, internet, i social. Io mi chiedo come nel 2020 non sia possibile che non sia ancora mai stata fatta l'educazione social, perché comunque il social è un aspetto della vita reale. Molte persone tendono a dividere in compartimenti stagni la vita reale dalla vita social, quando in realtà sono entrambe nello stesso macrocosmo e che quindi hanno delle conseguenze vicendevoli. Detto ciò, ovviamente io mi auguro che le istituzioni da questo punto di vista facciano questo passo in più, perché è necessario perché il nostro paese da questo punto di vista è molto indietro rispetto ad altri, ma sono fiducioso perché secondo me è il momento giusto per parlarne. Ecco. Beh, devo dire Riccardo, ti faccio veramente i miei più grandi complimenti, perché veramente il tuo intervento mi ha molto colpito, perché è un intervento a 360 gradi. Sei riuscito a parlare di tutto, Riccardo, dall'educazione social, che dovrebbe aggiungersi all'educazione civica, all'appello alla classe politica di step up, di fare un passo avanti,
ma mi ha colpito pure perché siamo tra giovani, cioè siete tra giovani, mi inserisco, questa evoluzione della posta del cuore degli anni 80 che noi leggevamo su Cioè, che oggi diventano anche consigli su come provarci. Ad averci avuto te, Riccardo, ai miei tempi, adesso per fare una battuta, avremmo fatto molto meno fatica ai famosi Heroes, perché l'idea degli Heroes è bellissima. Io, credimi, quando ti sentivo parlare, questa capacità di dialogo, di confronto così larga, trovo che sia veramente su tutti questi temi, e la consapevolezza soprattutto che avete, Riccardo, delle differenze, del digital divide, di quanto è importante invece, no, cercare di ridurre questa differenza, la trovo straordinaria. Ti lascio un commento dicendoti che ho un altro Riccardo da mandare a Heroes, perché se ci riescono loro e mio figlio, fate una grande impresa. Insomma, complimenti, Riccardo. Grazie mille, innanzitutto ringrazio qua che ci sono tutto il team Media Brand. Ecco, diciamo anche Scuola Zoo, Scuola Zoo. Scuola Zoo, che esatto, tutta Scuola Zoo, che ogni giorno non si è fermata un attimo. In questi giorni abbiamo martellato tutti i giorni. Siete grandi. Tutti i giorni da casa. E no, noi crediamo che la differenza la facciano le persone. E in questo senso noi ci siamo messi in gioco, perché dico una cosa che non ho detto, però poi chiudo, faccio veloce. No, no, non fare veloce, dici. Il fatto è che molto spesso tutti noi abbiamo a che fare con dei profili Instagram, di magari degli influencer, persone che vediamo come dei miti, persone che ci ispirano in qualche modo, che magari non ci rispondono, ci ignorano, perché ovviamente sono presi dalla loro vita e utilizzano i social soltanto per un certo tipo di scopo, che ne so, fare marketing, eccetera. Noi in questo caso, nonostante i 4 milioni di follower, nonostante il bollino verificato, rispondiamo davvero alle esigenze delle persone. Questa è una cosa che si nota molto, i ragazzi notano molto, perché le nuove generazioni sono davvero il futuro, io ne sono sicuro, perché sono veramente molto più svegli anche della mia generazione e di quelle precedenti. È un retaggio che si portano avanti e certo, che evolvono. Quindi in questo senso noi cerchiamo di creare una comunità. Bravi. Online. Adesso si è vista l'importanza di questo tipo di necessità, di questo tipo di lavoro, certo, e ogni giorno cerchiamo di fare il massimo proprio per questo, perché sappiamo che il nostro paese è indietro da questo punto di vista e noi cerchiamo di colmare varie lacune. Grande Riccardo, e ricordaci dove dobbiamo andare per avere informazioni su Scuola Zoo? Assolutamente, potete andare su Instagram, sul profilo di Scuola Zoo Official, oppure su YouTube, Scuola Zoo Channel, e su TikTok per i più giovani. Benissimo, prendo appunti. Off. Esatto. Quindi, grazie Riccardo! Che apprezziate, grazie mille a voi. Grazie, grandissimo Riccardo, grazie. Veramente un bel intervento. Capitano Sayed, tocca a te. Sì, adesso diciamo andiamo a sentire, a vedere un altro contributo molto importante di Yaya Traore, un ragazzo mediatore culturale. Ma questa è una sorpresa, questa però è una sorpresa, no, questi sono quei belli imprevisti della diretta, come diceva Gianni Minà, questa meraviglia, siamo all'UNICEF, siamo in un contesto così bello, c'è un bambino che salta, Yaya, tu ci consentirai di gustarci i salti, come si chiama e presentacelo, Sayed. Sì, lui è Taha, infatti è venuto a vedere perché era curioso mentre stavo parlando. Ma che meraviglia! Sì, papà, vieni. Beh, io mi terrei la coreografia di Taha che salta mentre Sayed presenta Yaya. Dai, sì, prego. Allora sì, parliamo, sì, andiamo a beh, questa è una scena bellissima, stiamo facendo l'audience che aspettavamo, veramente è bellissima, bellissima. Sì, mediatore culturale, lui andrà a parlare di un'altra piattaforma online, diciamo come Minila App, in questo caso di Jumam App, e niente, andiamo ad ascoltare e vedere il suo benissimo, video, poi benissimo, torniamo da Yaya Traore. Yaya, aspettaci, video. Oggi inizierò proprio con il telefono, perché quante volte ho sentito dire guarda questi ragazzi che arrivano qua in Italia dicendo che hanno problemi, non hanno niente, ma arrivano qua con il telefono di ultima generazione. Permettetemi di dirvi che non è proprio così. Il telefono per noi è una cosa molto importante,
è fondamentale per noi, è la memoria dei nostri cari che abbiamo lasciato dietro le nostre spalle, con la quale possiamo anche orientarci durante il viaggio e anche quando arriviamo qua in Italia. Dunque, per noi il telefono è importantissimo. Poi, come ho conosciuto l'ASCI? Ho conosciuto l'ASCI negli anni 2017, grazie a un amico che si è trovato bene, poi mi ha consigliato di andare lì per poter orientarmi e farmi capire come funzionano le cose della burocrazia. E sono andato lì, mi sono ritrovato bene, sono andato anche con alcuni dei miei amici che sono ritrovati bene. Poi piano piano, durante la procedura di richiesta d'asilo, ho avuto il permesso di soggiorno umanitario, ho cominciato a studiare, a integrarmi, e così piano piano ho iniziato a parlare abbastanza bene l'italiano. E quando l'ASCI sono arrivato, l'ASCI ha visto che per me era un sogno da bambino di essere mediatore, mi hanno detto se poteva dargli una mano per aiutare gli altri ragazzi che non parlano abbastanza bene l'italiano. E così sono andato lì, mi hanno dato la possibilità di poter realizzare il mio sogno di bambino, ero felicissimo. E poi non siamo anche, non abbiamo la stessa storia, cerchiamo di ascoltarci, cerchiamo di capire più o meno le storie delle altre persone, perché è molto importante, ci toglie un po' di pregiudizi. La quarta cosa che volevo dire è presentarvi Juma Mappa. Perché quando sono arrivato all'inizio non c'era Juma Mappa, piano piano è arrivato il progetto Juma Mappa, che è il progetto che mi è piaciuto molto di più, perché mi è piaciuto molto di più questo progetto, perché praticamente è un'applicazione che si può installare sul tablet, sul cellulare, e con questa applicazione puoi praticamente avere tutte le informazioni che ti serve, soprattutto ai ragazzi migranti che arrivano qua senza sapere come funziona la cosa. Con l'applicazione Juma Mappa, per esempio, puoi sapere dove stanno gli ospedali quando non stai bene, puoi sapere dove trovare un avvocato, puoi sapere dove andare a una mensa quando hai un problema economicamente, hai un problema economico per comprare da mangiare, per esempio. Puoi sapere dove andare a prendere delle medicine se stai male. Dunque, è un'applicazione che ci permette anche di poter orientarci nel paese in cui stai, perché ci sono varie cose dentro che ti permettono di sapere dove stanno le poste che ti servono, i luoghi che hai bisogno per poter fare le tue cose. Dunque, è un'applicazione molto importante. Poi, durante questa emergenza, JumaMap senza JumaMap non sapevo come avessero fatto i ragazzi migranti, perché durante questa emergenza tutti chiusi a casa. Con l'applicazione JumaMap, per esempio, puoi andare sull'applicazione, puoi trovare tutte le informazioni, soprattutto i decreti di Covid-19 che il governo ha fatto, tradotto in 15 lingue vocale, che può ascoltare e capire, avere le stesse informazioni che anche un italiano che guarda la televisione o le informazioni a casa. Dunque, perché questo 15 vocale in lingue audio? Perché non tutti i ragazzi che vengono. Non tutti i migranti hanno la lingua, i dialetti scritti, alcuni ce l'hanno solo parlata. Dunque, facendo questo vocale, è stata possibile per loro anche avere le informazioni nello stesso modo che avesse avuto qualcuno che ha anche studiato. E poi, durante questa emergenza, prima dell'emergenza avevamo 1.000-1.500 visite sull'applicazione JumaMappa al mese. Durante l'emergenza abbiamo al giorno 1.000-1.500. Questo per farvi capire l'importanza di questa applicazione. Dobbiamo cercare anche di combattere anche per il diritto all'accesso a internet, perché per i ragazzi internet è come per esempio il pane, perché senza di quello non possiamo fare niente, anche parlando di Juma Map, tutte queste cose qua devo funzionare sempre con internet.
Dunque il diritto di internet deve essere proprio preso serio, non solo per i ragazzi migranti, anche per gli italiani, perché durante questa emergenza che cosa avremmo fatto senza internet, per esempio? Dunque difendiamo il diritto all'accesso a internet per tutti, se no si crea altrimenti altri disuguaglianza. Qualcosa volevo anche aggiungere, questa emergenza mi ha insegnato tante cose, ma vi dirò solo alcune. Mi ha insegnato quanto siamo fragili, quanto non possiamo fare nulla senza l'altro. Mi ha fatto capire che siamo nella stessa barca. Dobbiamo darci la mano per combattere insieme. Perché lo dico? Perché durante questa emergenza, quando il problema stava in Cina, pensavamo che qua, in Italia, pensavamo che era un problema cinese. Quando è arrivato in Italia, gli altri paesi vicini pensavano che era un problema italiano. Quando è arrivato negli altri paesi europei, l'America pensavano che era un problema europeo. Poi in Africa pensavano che era un problema del continente europeo e americano, Asia. E poi alla fine siamo ritrovati tutti con il Covid-19. Questo per farci capire che siamo in un mondo globalizzato. I problemi possono arrivare ovunque, nello stesso momento, a una frazione di secondo. Dunque, smettiamola di dire che è un puntare il dito sull'altro, dire che la colpa è sempre dell'altro. Proviamo a darci la mano e combattere tutto insieme per le cose giuste. Perché durante questa emergenza ho capito una cosa, che dobbiamo cambiare tante cose, soprattutto a livello mentale. Cioè, smettere di metterci all'angolo e criticare sempre l'altro, cercare un nemico dall'altra parte. Chiediamoci che cosa facciamo per cambiare la nostra vita, il nostro paese, il nostro mondo, ogni giorno. Il cambiamento si inizia a casa, da noi, dunque dobbiamo iniziarla a casa nostra, il cambiamento. Solo così possiamo cambiare il mondo in lato positivo. È solo così che ce la possiamo fare. Vi ringrazio tanto e speriamo che ce la faremo. E penso che ce la faremo. Beh, un intervento da applauso, Yaya. Sayed! Grazie Yaya, sì, veramente tantissimi, sì, tantissimi messaggi importanti alla fine, soprattutto diciamo questa piattaforma, perché io parlo, diciamo, parlando sempre della mia esperienza quando ero arrivato a Roma e non sapevo a chi rivolgermi, non c'era all'epoca lo smartphone, eccetera, mi ero rivolto di nuovo ai trafficanti, per cui era per me difficile uscire da quei giri, per cui Yaya, soprattutto allora parlando di Juma Map, in questi giorni vediamo che ci sono tanti decreti che vengono emanati da parte del governo. E Yaya, voi state rendendo disponibile quelle informazioni in diverse lingue, quasi di più di 15 lingue. Allora, come sta andando, Yaya, il lavoro di traduzioni? Sì. Inizia tutto, buonasera a tutti quanti e vi ringrazio molto per l'opportunità che ci avete dato per poter condividere la nostra esperienza anche di parlare dell'applicazione Juma Map. Sta andando molto bene perché è un lavoro che soprattutto in questo momento in cui siamo tutti chiusi a casa, così avere una cosa così è interessante da fare soprattutto quando ti piace, è anche molto utile, perché dico che è molto utile. È una mappa multilingue georeferenziata che facilita l'orientamento e l'accesso ai servizi, okay, ai migranti e ai rifugiati. Perché non tutte le lingue africane, soprattutto i dialetti, sono scritte. Okay? Dunque, con tutti questi decreti che il governo ha fatto sul Covid-19, alcuni ragazzi, avendo la possibilità di entrare in un'applicazione, in un click facilissimo, e trovare il decreto che è stato scritto, tradotto in un vocale che loro capiscono molto bene, possono avere le informazioni che tutti noi italiani abbiamo guardando il TV e l'informazione. Dunque, per me è stata proprio una cosa molto bella, un'esperienza molto bella. Tra l'altro, Sayed, se posso, volevo dire a Yaya che parla come un leader globale, perché veramente quando mi ero appuntato un po' della tua scheda, qui a penna sempre, perché io sono di epoche geologiche dietro la vostra, mi ero scritto Yaya sospeso tra John Kennedy e Gandhi, perché ti ho sentito dire delle parole importanti, cioè, no, non, cioè è un complimento, nel senso mi fa piacere perché in fondo quel signore
americano che il 22 novembre del 63 perse la vita in un attentato a Dallas, è quello che diceva le cose che poi per primo che hai ripetuto tu, no? Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, ma chiediti tu cosa puoi fare per il tuo paese, e tu lo fai addirittura per il paese dove sei adesso, per quelli di tutti i ragazzi che sono qui. È veramente, non so Saied se sei d'accordo, ma è veramente straordinario. Ho sentito parole come cambiamento, come giustizia, come darsi la mano. Insomma, veramente, Yaya, è stato molto, molto forte ascoltarti, però Saied, lui ci deve ricordare dove possiamo trovare tutto. Sì, sì. Sì, è molto semplice. L'applicazione Jumbo Maps si può scaricare sia su Android che su iOS. È gratuito, lo scarichi e lo installi sul telefono, sul tablet, e riesci anche a avere tutte le informazioni possibili. È facilissimo. Veramente, veramente è stato emozionante ascoltarti. Se Saied non ha altre domande, io ti ringrazio e ti saluto e ti abbraccio fortissimo. Grazie Yaya, grazie veramente. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao Yaya, buon lavoro, grazie. Pure a voi. Ciao. E allora Saied, mi sembra che tocchi a me con l'ultima di questi straordinari ragazzi, di questi visionari ai quali... Io non vedo l'ora di sentire. No, perché lei poi ce l'ho un po' nel cuore, ma non perché per gli altri che sono straordinari, ma lei perché fa parte del nostro movimento di UNICEF, che sono i giovani dell'UNICEF. Lei è Elisa, è di Cremona, ha 18 anni. Elisa, se ci sei, ci fa piacere, eccoti qua. Ciao. Buon pomeriggio. Ciao, Elisa, grazie per essere qui. Elisa, io direi di iniziare guardando anche per te la tua intervista, ok? Saied, ce la bussiamo insieme, poi sì. Torniamo. Vediamo. Sono sempre stata una bambina abbastanza diretta con le persone. Da piccola, se volevo fare amicizia con un bambino, non mi facevo tanti problemi. In terzo superiore ho deciso che volevo fare la rappresentante di istituto, perché non volevo rimanere con le mani in mano e volevo attivarmi. Così mi sono candidata insieme alla mia amica Pachinanna. Lei è stata eletta in consulta e io ho vinto come rappresentante. Durante l'anno mi sono avvicinata a tantissime organizzazioni diverse e ho cercato di fare molta sensibilizzazione anche tra gli studenti. Poi, nell'estate del 2018, è arrivata un'email a scuola. L'email invitava gli studenti a candidarsi per un progetto di UNICEF ad Assisi. Io, sinceramente, non mi aspettavo nemmeno che i miei genitori mi avrebbero lasciata partire, e invece sono andata. Dopo poco, sono ufficialmente entrata a far parte di UNICEF, ovvero il movimento giovanile dell'UNICEF. Ho partecipato a vari progetti, anche internazionali, come al Parlamento Europeo o a Bucarest. Ora però sono in quarantena e quindi devo cercare di fare la mia parte online. Il mio comitato è un comitato molto piccolo, quindi anche prima del lockdown mi ritrovavo spesso a fare varie attività da sola, come raccolta fondi o educazione nelle scuole, però comunque avevo un grande contatto con il pubblico che ora manca. Nonostante questo però, le soluzioni digitali ci aiutano molto. Infatti è possibile fare un sacco di cose che magari prima non sarebbero potute accadere per altri motivi. Ora stiamo cercando di scrivere le brochure e di sistemare il materiale informativo, coordinandoci online tramite videochiamate e email. In questo modo siamo comunque in grado di scambiarci informazioni e proposte. Ho anche partecipato a un altro progetto, chiamato Digital Youth Exchange on Corona, dove ho avuto la possibilità di confrontarmi con altri ragazzi provenienti da Francia, Romania e Olanda, tutti sotto i 18 anni. Abbiamo parlato delle varie problematiche della quarantena, del coronavirus in generale e di cosa hanno deciso di fare gli stati, delle differenze e delle cose in comune, ma anche a livello più personale, ovvero come reagiamo emotivamente al distanziamento sociale. Ci è stato chiesto di dare dei consigli ai nostri coetanei. Io personalmente ho suggerito di rimanere in contatto con i nostri amici, perché è vero che non possiamo più vederci fisicamente, ma possiamo sempre essere vicini a chi vogliamo bene, anche perché per alcuni la solitudine è la cosa più difficile da affrontare. Io sinceramente non riesco nemmeno a immaginare come sarebbe stato tutto questo se non ci fosse stato internet, perché oltre che essere un mezzo molto importante contro la solitudine per rimanere in contatto con le persone, è anche una risorsa. È vero, circolano molte fake news su internet e in generale sui media, però possiamo sempre controllare più di una volta quello che sentiamo e quello che vediamo. Quindi è una risorsa personale per la propria informazione e sicurezza. Poi
oltre alle varie informazioni su internet, ora dobbiamo fare anche la scuola. Io sono in quinta liceo linguistico e quest'anno avrei la maturità, che rimane però un'incognita, perché ancora non sappiamo bene come potremo svolgerla. Sto cercando di seguire il più possibile le lezioni online, però comunque i problemi non mancano, soprattutto magari per molti professori che non hanno dimestichezza con i device digitali e la tecnologia in generale. È un modo tutto nuovo di fare la scuola, la stiamo scoprendo e costruendo tutti insieme in questo momento. Su questo punto alle istituzioni competenti vorrei dire questo. Come non si può pensare che tutte le famiglie abbiano a disposizione abbastanza computer per far studiare i loro figli, non si può nemmeno pretendere che tutti i giovani sappiano sviluppare uno studio online. Perché è vero che siamo nativi digitali e viviamo nel XXI secolo, però siamo abituati a utilizzare il telefono e le applicazioni per cose quotidiane, non per strutturare una vera e propria scuola online, e l'educazione digitale spesso manca. Quindi sarebbe bello se la scuola si orientasse verso una maggiore comprensività dell'informatica in tutte le materie, anche nei periodi normali. Non mi era mai capitato di pensare così tanto a me stessa come durante la quarantena, direi che ho avuto molto tempo a disposizione, e mi sono resa conto di quante cose ho dato per scontato. Non parlo dell'aperitivo con gli amici o del sabato sera e queste cose un po' più superficiali, ma delle cose proprio essenziali, come la salute stessa. Ora capisco che ci sono persone che rischiano la vita semplicemente facendo il loro lavoro o andando a fare la spesa. Azioni totalmente normali e quotidiane. Un'altra cosa che ho rivalutato è il tempo, perché se prima magari non avevo voglia di fare qualcosa, dicevo semplicemente la farò domani, pensando di avere a disposizione tutto il tempo del mondo. Invece è una risorsa limitata. Mi piace di pensare al tempo come a una clessidra, ma una clessidra opaca. Purtroppo non possiamo sapere quanti granelli ci rimangono, quindi dobbiamo utilizzarli al meglio e per cose che ci fanno stare bene. Di sicuro mi porterò da questa quarantena un'attitudine diversa verso le mie opportunità di vita. E su questo punto di vista vorrei dire ai giovani, ai miei coetanei, ai ragazzi, di sfruttare questo tempo che hanno, questo periodo di niente, per pensare al futuro. Perché vedo tanti ragazzi, sia a scuola che in altri contesti, che si sentono persi, che non sanno chi sono o cosa vogliono dalla vita. Questo è il momento giusto per pensare a progetti futuri, per pensare a cosa vogliamo veramente. Lo so che uscire dalla comfort zone fa paura, ma ora più che mai è il momento di abbandonare le certezze, di cercare nuove realtà, di scoprirci sempre di più. A volte esporsi al mondo fa paura, però si possono scoprire cose bellissime che magari non avremmo mai potuto conoscere se non avessimo passato questa crisi. Ora più che mai è importante ribadire chi siamo e ritrovare un'identità nella nuova normalità. Abbiamo avuto fin troppo tempo sul divano a rilassarci. Direi che tra poco arriverà il momento per alzarsi e cercare di essere attivi, quindi dobbiamo essere pronti. Grazie. E noi siamo pronti con te, Elisa, con Sayed, insomma, a chiederti un fiume in piena, soprattutto, insomma, consentimi una battuta, questa clessidra opaca che però, diciamo, visto che il tempo lo vedi così, non mi sembra che valga per te, anzi, è una clessidra, il tuo tempo è un tempo largo, dove hai avuto tempo, scusa la ripetizione, ma ci sta, di fare tante, tante considerazioni. Da una parte il tuo impegno come volontaria, con tutto quello che con le soluzioni digitali sei riuscita a immaginare, e dall'altra, Elisa, però, come dire, anche un occhio su come la scuola si è avvicinata a tutto questo, come potrebbe rispondere meglio, quali sono le prospettive future. Mi ha molto colpito, e ti lascio poi rispondere, questa tua idea, questo tuo invito ai giovani a pensare al futuro, ma anche un po' ad aver sfruttato questo tempo per se stessi. Forse siamo talmente veloci spesso che ci fermiamo poco. Beh sì, sicuramente viviamo una vita talmente frenetica che è difficile pensare veramente a noi stessi. Abbiamo così tante cose da fare nel quotidiano che fermarci anche solo un attimo per pensare a noi sembra impossibile. Il mio infatti è proprio un invito a sfruttare le cose belle nel momento in cui le abbiamo per evitare poi di pentirsene in futuro, niente di più. Sayed, tra le altre cose, Elisa ci richiama un concetto che a noi due che siamo compagni di viaggio ci piace molto. L'invito a tutti i giovani, no, di parlarsi, no, di riscoprire un po' questo mondo. Il mondo non è soltanto il mondo che, come, col quale ci facciamo spesso noi
facciamo spesso noi i conti, no? Quello che purtroppo hai attraversato anche tu. Però appena tutto questo sarà finito, la riscoperta proprio del mondo e della sua bellezza, delle sue diversità, delle persone che lo abitano e delle persone come te che lo hanno attraversato per i motivi più diversi, credo che sia un po' dentro il messaggio che Lisa ci ha lasciato, no, Sayed? Certo, sì, perché per quanto riguarda, diciamo, io parlo per in quanto come rifugiato, perché quando c'è la guerra sei costretto a lasciare il tuo paese e poi soprattutto non c'è una possibilità di via legale, no, attraversare i paesi. Invece i giovani, insomma, diciamo, in Europa che hanno questa possibilità di andare a viaggiare, di scoprire il mondo, diciamo, cioè è un'occasione, un'opportunità, diciamo, che non può essere scontato. Quindi chiedo a Elisa se magari c'ha altri, diciamo, progetti o certo. Piani dei viaggi futuri, insomma. Quella domanda che adesso ci facciamo sempre, Sayed, in questo periodo, qual è il primo viaggio che farà Elisa appena il Covid finirà? Sì. Oddio, il primo viaggio probabilmente sarà il viaggio di maturità che sto programmando con la mia migliore amica. Purtroppo quest'estate non credo che sarà possibile, però appena potremo sicuramente andremo in qualche posto caldo al mare. Visto l'approccio mistico pensavo l'India, però va bene lo stesso anche il mare. Sì, sì, vediamo insomma, a seconda della stagione decideremo quando sarà possibile. Elisa, tu come tutti gli altri che ti hanno preceduto sei una ragazza straordinaria. Io e Sayed siamo veramente onorati di aver parlato con te. Ci ricordi dove possiamo trovare tutte le informazioni che ci hai raccontato? Sì, guarda, ne approfitto per invitare tutti i nostri spettatori a seguire su Facebook e Instagram le pagine di UNICEF Italia, così rimarranno tutti al corrente delle nuove iniziative della nostra, insomma, del nostro movimento. Un bacio, grazie Elisa, grazie, ciao. Grazie a voi, ciao, ciao. E non pensavo, caro Sayed, ma siamo arrivati alle conclusioni. Io veramente ti ringrazio, ma intanto però voglio introdurre una persona speciale che poi è quella che mi ha consentito di stare qui oggi, di partecipare. È veramente una persona che stimo molto, alla quale sono anche legato da sentimenti di grande stima. Io invito qui con noi Anna Riatti, la coordinatrice dell'UNICEF per il programma sui minorenni, migranti e rifugiati in Italia. Anna, buonasera, anzi buon pomeriggio. Buon pomeriggio Andrea. Ciao, buon pomeriggio, Anna. Ciao. Allora Anna, insomma, che idea ti sei fatta? Abbiamo ascoltato questi ragazzi straordinari. Sì, guarda, che idea mi sono fatta? Intanto fammeli ringraziare Riccardo, Iaia, Elisa e Iancuba per averci raccontato queste storie bellissime, per aver condiviso con noi delle riflessioni anche molto, molto profonde, ma soprattutto tante belle idee. Che poi sono state maturate in un momento in cui, insomma, sembrava tutto così difficile, no? Anche per le idee. È un momento in cui, diciamo che ci siamo trovati tutti a gestire una situazione molto inaspettatamente. E che, come dicevate bene tutti, ma soprattutto i nostri ragazzi, ci hanno resi tutti ancora più consapevoli di essere interconnessi, di essere dipendenti e, fatemelo dire, da UNICEF di avere tutti gli stessi diritti. L'idea che mi sono fatta è sostanzialmente che abbiamo sentito come la tecnologia in generale, dalle più semplici tecnologie, come ci ricordava Iaia parlando del telefono, telefonando, arrivato in Italia, alle più sofisticate app o piattaforme, hanno davvero permesso a tanti giovani di accedere ad informazioni e servizi essenziali. È stato per molti con cui parliamo quotidianamente l'unico elemento di socializzazione, non dimentichiamocelo, ma ha anche permesso, come molti hanno già detto, di investire nella propria formazione o anche semplicemente distrarsi con attività ricreative e per alcuni di realizzare i sogni di bambino, mi ha colpito questa cosa, e anche di sviluppare nuove forme di attivismo. Quindi insomma queste esperienze penso che ci dimostrino che nonostante sembri così difficile per i giovani e il distanziamento sociale, in realtà hanno reagito ragazzi e ragazze di provenienze e culture diverse, anche con un passato molto difficile, altri invece che riconoscono di essere dei privilegiati, no?
tra virgolette, si sono rivelati molto più pronti di noi adulti, diciamocelo, sì. in questa situazione, e hanno dimostrato tanto ottimismo, tenacia, tanto coraggio e soprattutto iniziativa, e la cosa più bella secondo me è la voglia di essere utili. È vero. Questo penso anche che in un momento così non possiamo dimenticarci che oltre alle cose positive la digitalizzazione porta anche a alcuni rischi, e uno che molti ragazzi hanno citato è quello della disuguaglianza sociale, legati appunto alle diverse possibilità che i giovani hanno nel nostro paese di accedere alla tecnologia digitale oppure alla rete, insomma. Quindi, Anna, possiamo dire che in questa fase in cui si dibatte tanto, no? La fase 2, cosa ci aspetta dopo, insomma, che raccomandazioni ti senti un po' di dare alla luce di quello che abbiamo ascoltato poi a questi ragazzi? Guarda, io sintetizzerei quello che hanno detto così bene i nostri speakers oggi. Sì. E lo sintetizzerei questo citando tre grandi diritti. Uno è quello il tema dell'accesso alla tecnologia, e quindi, come dicevano Yaya e Riccardo, il diritto a internet, perché è innegabile che l'Italia debba fare di più rispetto ad altri paesi europei in termini di digitalizzazione, e questo ha purtroppo in questo momento penalizzato un accesso equo ai servizi online anche di base come quello che è l'istruzione. Quindi la nostra raccomandazione secondo me oggi deve essere quella di intanto imparare la lezione, per così dire, e quindi lavorare per colmare queste lacune digitali esistenti, per prevenire intanto l'esclusione sociale, ma anche un'ulteriore riduzione di quello che potrebbe, che è un problema dell'Italia, che è l'abbandono scolastico. Quindi fare tutto quello che si può, quindi, per aumentare l'accesso alle tecnologie digitali. Il secondo grande tema che mi piace citare come diritto è quello che anche questo è stato menzionato molto bene anche dall'ultima speaker, Elisa, che è il diritto alla formazione. Il diritto alla formazione e al supporto, perché Elisa ci diceva giustamente che essere nativi digitali non significa necessariamente saper gestire un piano di studio online, oppure, ricordiamocelo, anche proteggerci dai pericoli della rete, che purtroppo sappiamo ne hanno molti. Quindi ci vogliono programmi di formazioni, programmi di sviluppo delle competenze, incluse appunto quelle di navigare in sicurezza. E quindi anche fuori dall'emergenza la scuola deve dare queste opportunità, deve proporre percorsi di educazione digitale per studenti e anche per i professori, aggiungerei anche per i genitori. Certo. Come dire, che pur dimostrando tantissima buona volontà, hanno fatto molta fatica ad adattarsi al passaggio all'online richiesto dall'emergenza Covid. Il terzo tema, è un tema che a noi dell'UNICEF sta molto a cuore, e il diritto che ho voglia di citare è quello appunto dell'ascolto e della partecipazione. Le storie di oggi, tutte, quindi da Riccardo, Yaya, Elisa e Yankuba, sono la dimostrazione di come i giovani abbiamo colto questo momento per sviluppare anche nuove forme di cittadinanza attiva, e di come quindi il digitale possa essere uno spazio di uguaglianza, di inclusione sociale, di solidarietà, e incluso quella tra pari, che mi sembra, che davvero voglio sottolineare, perché è bellissimo vedere ragazzi che tra di loro si aiutano a vicenda. Quindi un tema che ci deve riproporre come sempre l'importanza di promuovere e garantire a tutti i giovani di tutte provenienze e culture spazio di confronto, di ascolto, in cui appunto possano esprimere le proprie opinioni. E quindi soprattutto in questa fase in cui si cerca di costruire, ricostruire un po' di normalità,
facciamoli partecipi, rendiamoli partecipi, in modo tale che tutte le disposizioni del governo in materia di ripresa appunto siano fatte di idee anche che vengono dai giovani. Quindi per concludere, Andrea, penso che quello che abbiamo fatto oggi, partendo dall'ascolto di esperienze diverse, dando spazio a buone pratiche, sia proprio questo, dare spazio alla voce di alcuni dei protagonisti fondamentali della nostra società. Quindi di questo, a nome dell'UNICEF, davvero vi ringrazio. E io, Anna, veramente ringrazio te per questo bellissimo intervento. Grazie, grazie Anna, veramente anche per tutto il lavoro che fai. Approfitto per ringraziare te, ma lo estendo al tuo team, straordinario tutto, che ha consentito questo spazio che è stato veramente bellissimo, di crescita per tutti. Quindi ringrazio Maddalena, Sara, Chiara, Sofia, ora provo a ricordarmeli tutti, e ringrazio il regista Giovanni Casto che è lì con Maddalena, e ringrazio il web dell'UNICEF, ringrazio tutti i colleghi. Però se venite tutti qui, chiamerei anche tutti i ragazzi. Sayed, facciamo i saluti finali. Io volevo leggervi una sorpresa, scusarmi con Elisa, perché loro mi scrivono, cara Anna, Elisa C., ma Elisa fa Cremona di cognome, ma è di Viareggio e sta nel combinato dell'UNICEF di Lucca. Pensate un po' quant'è complicata, però lei d'altronde ce l'ha detto, gira il mondo, fa, e quindi Elisa Cremona, mi scuso, ma anche i bravi presentatori, Iaia vedo che se la ride, Riccardo si è messo l'occhiale per ballare, e insomma ci siamo tutti qui. Io ringrazio Sayed, ringrazio tutti voi, vi lascio con una frase di Federico Fellini, a cui sono molto legato, è l'unico vero realista è il visionario. Il visionario, infatti, dà testimonianza di avvenimenti che sono la sua realtà, cioè la cosa più reale che esista. Voi oggi ce l'avete spiegato bene, perché siete dei grandi realisti, ragazzi. Grazie, dei grandissimi, scusate, non realisti, dei grandissimi visionari, dei grandissimi visionari. Veramente complimenti e grazie, grazie Anna, grazie al team, grazie a tutti. Sayed, a te la parola finale. Che hai da sole di Riccardo, però insomma. Sì, io soltanto l'unica cosa, il mio messaggio è un po' legato a quello che ha detto Anna Riati, perché diciamo tante volte mancano gli spazi per i giovani per parlare, per farsi sentire, e invece oggi io sono rimasto veramente colpito da messaggi di uno dei speaker, per cui secondo me le istituzioni devono dare più possibilità, come oggi, no, che stiamo facendo, quelli di le persone con background migratorio, rifugiati, richiedenti asilo, i giovani, tutti devono avere lo spazio di ascolto e fare arrivare propria voce a quelli che hanno il potere decisionale, che poi quelle decisioni hanno impatto sulla vita dei giovani. Per cui anche la mia parola è partecipazione attiva. In questo foglio ho scritto, non lo vedete, ma ho scritto tutte quante le parole di questa giornata. Prendiamocene una per uno a giro, cominciando da Riccardo. Ma con questi occhiali la mia parola è l'amore. L'amore è l'unica cosa che ci salverà. E l'abbiamo capito. Iaia! Teniamo duro che ce la faremo. Elisa! La mia parola è opportunità, quindi saper cogliere tutte le opportunità. La nostra Anna! Coraggio! Coraggio e Sayed! La mia è partecipazione attiva, come ho detto, sì. Per me. Benissimo, e io vi saluto invece dicendovi buona strada a tutti. Abbiamo una canzone bellissima con la quale chiudiamo. È stato veramente bello. Grazie a tutti, grazie a Lucia, grazie a tutte le persone ciao, che hanno lavorato. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Gentle.
But I'm not the only one.